No, vabbè ragazzi, io giuro, non avevo ancora ascoltato ieri quando ho fatto il video, mica avevo ascoltato la comunicazione, no, che c'è stata tra il VAR e l'arbitro. Cioè, poi dopo, nel pomeriggio l'ho ascoltata, ci sono rimasto davvero proprio, cioè come si fa? Sì, è giallo, va bene il giallo. Poi si accorgono che invece aveva cacciato il rosso. Ah, va bene, pure il rosso va bene. Cioè, davvero? E poi lo stesso VAR era quello che aveva invece dato il giallo a Saelemaekers. Lo stesso VAR. Cioè, quello di Saelemaekers in faccia al giocatore. Quello di Kristović è sotto l'ascella, a noi rosso, a loro giallo. Ora, per carità, non è che ce l'ho con Saelemaekers. Però come si fa a cambiare una decisione uguale, anzi, allora, diciamo uguale, e metterà uno giallo e uno rosso. Io non lo so. Quello, se uno dei due doveva essere rosso, doveva essere quello del Bologna, ovviamente, è logico. E invece non ci mettono, ci mettono 6 secondi a cacciare un rosso a un giocatore del Lecce. 6 secondi ci mettono. E vi ho detto, vi ho fatto anche l'esempio di Baschilotto. E il bello è che non cambiano idea. Ti cacciano il rosso. Non cambiano idea, Baschilotto andò a guardarla, si litigò proprio col VAR perché il VAR gli diceva: guarda che non è rosso, quello è giallo. E quello diceva: no, no, ho visto io il rosso, va bene, dai, sto rosso. Ma Kristović, cioè, perché a noi dovrà mancare Kristović contro l'Empoli? Che nervoso davvero. C'ho un nervoso sopra, ragazzi. Cioè, noi è vero, durante l'anno ci siamo complicati la vita. Un sacco di volte, ma diciamoci la verità, ce la stanno complicando pure loro la vita. Insomma, ieri parlavo con Joe, un amico che commenta sempre. Ragazzi, io giuro, guardo i calendari di Sassuolo, Empoli e Verona. Non dico che mi sento salvo perché anche per scaramanzia, anche se non sono scaramantico. Però ragazzi, avete visto i calendari di queste tre squadre? Cioè, io non lo so, io il Sassuolo non so come a che santo si rivolgerà, non lo so perché è qualcosa proprio di, cioè, è un calendario tosto, tosto, tosto. Ma l'Empoli non scherza neanche, il Verona non scherza neanche. Proprio hanno tre calendari complicati, complicati. Io ormai guardo tutto, ormai un solo particolare fa la differenza qua. Siamo tutti là, ragazzi, siamo tutti là. Ieri l'Udinese ci stava facendo lo scherzo. Ieri io quella partita me la sono vista come se mi stessi vedendo il Lecce. Quando ho visto l'Udinese Inter 1-0 ho detto no, vabbè, dai, allora ditelo. E allora qualcosa davvero non va. Quando ho visto l'Udinese Lecce, Udinese Inter 1-0, poi vedevi il tiro di Calhanoglu. Con il paratone là del portiere, vedi, cioè tante cose, no? Che ti fanno pensare a una partita che sta per andare male. E invece, grazie a Dio, quelli si chiamano Inter e in 2 secondi l'hanno raddrizzata. Che poi vedete la fortuna, no? Che tutti dicono: sì, ma è pure fortunata. No, belli miei, la fortuna te la devi pure andare a cercare. È vero che Lautaro tira, prende palo, la palla va proprio dove sta Frattesi, no? Cioè, nel senso, il portiere a terra che si era buttato, la palla dove va? Dall'altra parte della porta, vicino alla linea dove arriva Frattesi, che la deve solo mettere in porta. Quella è fortuna secondo voi? Quella non è fortuna. Quella prima di tutto è, devi dire bravo a Frattesi perché comunque ci devi credere. E invece l'allenatore dovrebbe rimproverare i suoi giocatori perché comunque devi correre indietro quando uno tira in porta. Perché può succedere, come nel rigore, no? Può succedere che il portiere la para e poi devi essere bravo tu ad anticipare il difensore e l'attaccante. E quindi dire bravi e dire che fortuna, cioè la fortuna, io per me la fortuna nel calcio non esiste. Può esistere nell'episodio, no? Ma poi la partita dura 90 minuti. Nei 90 minuti la squadra più forte per me vince. Comunque ragazzi, con l'Empoli speriamo in piccoli, però ricordiamoci sempre che i piccoli e Alquist sono diffidati. Adesso dobbiamo lottare anche contro questa cosa delle diffide che sono pericolose in questo periodo. Non avere un Alquist, non avere un Piccoli, non avere un Kristović dice tanto, dice tanto. No, vabbè,
la vita però già di per sé, no? È dura. Poi ce la complichiamo pure così, mamma mia. Ciao ragazzi.